Un buongiorno a tutti voi. Leggiamo da Giacomo, capitolo 5, versetto 16. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Il tempo dei miracoli è finito? Spesso si dice che il tempo dei miracoli è finito. Indubbiamente i segni miracolosi del periodo apostolico non sono più così evidenti, ma se ognuno di noi potesse ripercorrere nei minimi dettagli la propria vita, scoprirebbe di quanti miracoli è stato testimone diretto. Da giovane ero commesso in una farmacia, racconta un nostro amico, e spesso venivo chiamato durante la notte per fornire dei medicinali urgenti. Una notte, dopo essere sceso in laboratorio per la terza volta, mi ero sdraiato sulla branda e mi ero appisolato. Poco dopo suonò il campanello. Era un ragazzo venuto dai dintorni che portava una prescrizione del medico per la madre gravemente malata. Gli consegnai la medicina e lui partì. Poco dopo, però, mi accorsi, terrorizzato, di essermi sbagliato. Nella mia sonnolenza avevo dato al giovane una medicina che avrebbe potuto far morire quella donna. Allora gridai angosciato: «Signore, si dice che il tempo dei miracoli è passato, ma non potresti farne uno per preservarmi dalla colpa di avere, per negligenza, ucciso una persona?» Stavo pregando con grande fervore quando il campanello suonò di nuovo. Aprì la porta in gran fretta e potete immaginare cosa ho provato quando mi trovai davanti quel povero ragazzo che poco prima avrei voluto raggiungere se avessi saputo dove. Era tutto tremante e mi disse: «Non si arrabbi, la prego, ma nell'oscurità sono inciampato e cadendo ho rotto il flacone del medicinale. Per favore, me ne dia presto un altro perché la mia mamma non muoia». Gli feci un'accoglienza molto calorosa e, riconoscente a Dio, gli consegnai la medicina giusta. Non è questo forse un miracolo della sua misericordia? Che il Signore ci benedica.